Ok, buongiorno raga. Non vi ho fatto proprio vedere tutto quello che faccio la mattina appena sveglio. Quindi se può interessarvi la mia morning routine, fatemelo sapere e vi ci porterò un video. Avere una buona routine mattutina lo reputo veramente fondamentale. Senza questa serie di attività partirei malissimo la giornata e non riuscirei ad essere produttivo. Quindi magari potrebbe aiutare anche voi quel video. Non lo so, raga, fatemelo sapere nei commenti. Adesso finisco di guardare gli ultimi resoconti, finisco l'ultima scheda che ho da fare. Dopo. Pausa colazione. Anche se non so perché vi sto facendo vedere tutto. Questo non è un vlog sulla mia giornata. Siamo nel Rottoplanche episodio 4. Vabbè, comunque, se siete interessati a essere seguiti da me, potete iscrivervi alla lista d'attesa andando sul mio sito web che trovate in descrizione, www.zoccoluca.com. Trovate tante informazioni, alcuni progressi dei miei allievi, alcuni feedback che ricevo in chat quotidianamente per farvi un po' un'idea e poter scegliere il vostro coach. Va bene? Quindi link in descrizione. Ok raga, è arrivato il momento di andare ad allenarsi. Mi sono già vestito, maglia termica, felpa. È tutto pronto per iniziare a planciare. In realtà no, devo mettermi le lenti, ma mancano solo quelle, eh. Poi ci siamo. Detto questo raga, niente. Vediamo come andranno gli esercizi di oggi. Giorno 2, situazione capelli proprio sfuggita di mano completamente. Come sempre, raga, siamo qua a lavorare. Adesso devo fare una scheda. Vi ricordo che in descrizione trovate il mio sito web dove potete registrarvi alla lista d'attesa per essere contattati per una chiamata con me, dove vi andrò a spiegare tutto il servizio e ci metteremo d'accordo e vedremo se si potrà iniziare un percorso serio e producente. Quindi, se siete interessati al coaching online, in descrizione trovate il mio sito web.
Ok, raga, eccomi qua. Attesa, evita Oggi d'altra sì. per una chiamata. Adesso si monta. Comunque adesso basta clip, passiamo direttamente all'allenamento. Eccoci qua a trarre le conclusioni di questa settimana di allenamento. Come vedete, ovviamente la scheda è sempre la stessa, rimane così per 5 settimane. Questo è l'ultimo video che vedrete di questa scheda, poi ci sarà il video dei test e poi inizieremo la prossima scheda. Tutto sommato devo essere molto molto contento, nonostante non mi sia potuto allenare per una settimana perché ho avuto un fastidio alla spalla destra. Nonostante questo, in planche non sono per nulla peggiorato, ma ovviamente era soltanto una settimana, quindi ci stava. E anzi, sto vedendo dei miglioramenti netti sulla rotazione del bacino per quanto riguarda la straddle. E quindi direi molto molto bene. La forza aumenta. Adesso sento una straddle molto più solida. Vediamo. Come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e ovviamente attivare la campanella per non perdervi nessun altro video di questa serie e nessun altro video di quelli che farò successivamente. Ok ragazzi, mi sono dimenticato di fare la chiusura. E niente, vi ringrazio ancora tutti per aver visto questo video, per essere arrivati fino alla fine del video. Vi terrò aggiornati con questa situazione planche e speriamo di prenderla presto. Netti miglioramenti sulla rotazione del bacino, quindi soddisfattissimo. Fatemi sapere a che punto siete voi con la planche. E niente raga, bella.